amici di Lucca, seconda giornata di eventi con atmosfere. Stasera i torresi si stanno godendo lo spettacolo. Più atmosfera di questa, un'atmosfera di bellezza, di poesia, di musica. Abbiamo circa 30 artisti dislocati in tutto il centro storico. Questo è un meraviglioso spettacolo dal titolo Flair della Baracca dei Buffoni, ispirato all'onirico. Ma poi abbiamo la musica popolare, dopo il jazz con Marco Giurgiolo, una installazione di live painting bellissima su via Salvador Noto, musica jazz su via Diego Lamarino, artisti in strada con fuochi, giocolerie. È veramente una grande festa, una grande gioia che apre soprattutto gli animi, di grandissima qualità, come ho detto nei giorni scorsi. In un non faccio a posto, tu che sto le a sapere, carme, carme, i tenga capa tosto, 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 come a te, i tenga capa tosto, 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 come a te. Finalmente si respira un clima natalizio in questa città. Sì, un clima di grande partecipazione, di stupore anche perché la mancata comunicazione, diciamo, per il ritardo organizzativo, la gente si sorprende, dice ma che cos'è? E questo è ancora più bello perché si ritrova immerso in atmosfere. Ne avevamo tutti bisogno. Sì, sì, veramente è un grande piacere ritornare su questo centro storico a operare, ripeto, non con delle cose scontate ma con delle cose che sono particolari, dove a casa ti porti in qualche modo una visione, una bellezza. Lo vediamo dai tanti cellulari che fanno foto, riprese, vuol dire questo è già il successo. Signora, si sta godendo lo spettacolo? Sì, bellissimo. Un bello spettacolo qui questa sera, ma le iniziative proseguiranno anche nei prossimi giorni qui in un centro storico chiuso al traffico, è una meraviglia. Ah, che bello, dopo tanto tempo. Finalmente torna un Natale insieme, condiviso. Che bello, dai, ci voleva proprio, dai. Io auguro una vita serena soprattutto, una vita serena senza grossi problemi. Il centro storico chiuso al traffico, si respira un clima natalizio. E come, bello. Ci voleva, ne avevamo bisogno. Grazie al sindaco, sì, certamente, è una cosa stupenda. Pensate che questa signora viene dal Brasile per vedere Torre del Greco. Signore, le piace Torre del Greco? Sì, dopo 2 anni di pandemia ci voleva, bellissimo. Complimento al sindaco, veramente bravo. Grazie a voi, auguri ai torresi. Auguri Torre del Greco. Bello questo centro storico chiuso al traffico. Certo, va benissimo così, è importante che sia così. È fruibile per i cittadini e finalmente ci si ritrova in piazza tutti insieme dopo 2 anni di chiusura. È importantissimo, certo. Facciamo un augurio alla città. Sì, spero che ci comportiamo bene, che siamo più attenti a quello che sono i problemi della città. Piace questa città chiusa al traffico, con gli spettacoli e gli eventi natalizi? Sì, certamente, vuole dire anche lui qualcosa. Vuoi fare gli auguri a tutti? Sì. Auguri a tutti e buon Natale. E buone feste. Che cosa hai chiesto a Babbo Natale? Ho chiesto tanti doni, perché penso che l'ho fatto il bravo.